Un gestore. Ragazzi, questa squadra qui è in finale, è in finale. È in finale per la secondo anno di fila. Che emozioni, che emozioni. Io sinceramente, quando ho visto ieri sera che Salah e Firmino non erano disponibili per questa partita, ho detto qua se va bene magari Liverpool vince lo stesso, ma non passa il turno, o magari arriva supplementari a fatica o qualunque, cioè mai mi aspettavo finisse 4-0, fossero già 4-0 all'80, cioè è stata una cosa su Barcellona Valverde. Ma non parliamo del Barcellona, parliamo del Liverpool, perché il Liverpool ha fatto una cosa pazzesca. Senza Salah, hanno vinto 4-0 col Barcellona. Messi di qui, Messi di lì, 600 gol di qui, 600 gol di lì. Fuori, sei fuori dalla Coppa. 600 gol, bravo, sì, però sei fuori dalla Coppa. Fa dei fenomeni in casa e poi ad Anfield te le becchi. E Liverpool all'andata, come vi dicevo la settimana scorsa, 3-0 era un po' stretto, era un po' stretto. Comunque, poi, vedete poi come la ruota gira, no? La ruota gira, i gol che si è mangiato Dembélé negli ultimi minuti poi sono stati decisivi. Origi segna subito. Tanto Wijnaldum, pum pum, gol dopo l'altro. Quarto gol, dormita, difensiva, pazzesca. È incredibile perché, come posso dire, psicologicamente il Barcellona è proprio non c'era più. Come è successo a Roma l'anno scorso contro la Roma? Proprio si è fatta rimontare come se niente fosse. È strano, cioè è pazzesco, cioè sono strafelice perché comunque godo perché ovviamente come potete vedere io sono anni che seguo il Liverpool e vedendo questa rimonta poi mi sono sentato non poco, quindi finale a Madrid. Bene, lo spettacolo del calcio è questo. Vedi questa squadra che comunque è anche vicino a vincere il campionato dopo 29 anni. E rischia pure di non vincere il campionato. Deve sperare nel Brighton, nell'altra mia squadra inglese del Brighton, simpatizzante. Deve sperare che il Brighton faccia il miracolo, che il Brighton è già salvo contro il City. Quindi deve per forza sperare che il City non vinca. E Liverpool a sua volta deve vincere. Però ragazzi, io spero che Liverpool almeno o la Premier o la Champions la vincano, perché la devono vincere per forza. Se perdono la Premier, però la Champions League la devono vincere, perché uno per la stagione, perché è un trofeo che premia la stagione, perché dovesse uscire da questa stagione senza alzare nella Champions, nella Premier League, sarebbe ingiusto, però il calcio è ingiusto, a volte il calcio a volte è ingiusto o a volte è giusto, però in questo caso non dico di vincere sia Premier che Champions League, ma almeno una delle due. E la Champions League adesso non so, forse un tifoso del Liverpool, non so se succede prima la Premier o la Champions. Ovviamente la Champions vale di più nel campionato, anche se il campionato lo vinci da 30 anni, però arrivi in finale per il secondo anno di fila. Di fronte avevi l'anno scorso un Real Madrid che sembrava imbattibile. Ora di fronte c'hai o il Tottenham o l'Ajax davanti. Ora vediamo domani come andrà a finire tra Ajax e Tottenham, anche perché un'altra partita imprevedibile quella. Però con Liverpool così, sperando che Salah penso che il 1° giugno sia già recuperato, no? Quindi Firmino pure, avendo tutti disponibili, teoricamente... I favoriti sono loro, e Liverpool sono loro. Comunque grande spettacolo ad Anfield, un'emozione pazzesca, partita goduta dal primo all'ultimo minuto. Liverpool ha sofferto veramente poco, qualche occasioncina del Barcellona, ma poca roba veramente. Questo Barcellona sembrava, ha fatto la stessa figura dell'Atletico Madrid contro la Juve, la stessa cosa ha fatto. E il fattore campo vale. Vale parecchio come è valso per il Barcellona all'andata, però è stato uno spettacolo, ragazzi. Uno spettacolo veramente, senza parole, veramente uno spettacolo pazzesco.
Liverpool 4-0, doppietta di Origi, doppietta di Wijnaldum. Klopp, Klopp, grande Klopp. Quante finali hai perso, Klopp? È l'ora di vincere. È giunta l'ora di vincere stavolta. Perché veramente siamo arrivati a un punto che... Mamma mia, nella storia, sono troppo emozionato per parlare. Ci sentiamo prossimamente, forse domani col commento post partita di Ajax Tottenham. Finale 1º giugno. You never walk alone. Ciao.